Purtroppo sono piani ormai da anni. Dottor Prisco, la sicurezza è una delle condizioni prioritarie per la vivibilità anche di una piccola comunità come una città di provincia. Ebbene, però Fano, per esempio, ha bisogno di più controllo da parte delle forze dell'ordine. Siamo sotto organico. Allora, come vede la situazione anche per quanto riguarda queste comunità decentrate? Sicuramente la sicurezza passa dalla presenza delle forze dell'ordine, che fanno già molto anche in questo territorio. Sono stato a visitare il commissariato di polizia, dove effettivamente c'è una carenza d'organico sulla quale si sta lavorando per colmarla. Passa anche da una seria politica di riqualificazione urbana, di presenza della cittadinanza attiva sui territori, che tolga spazi al degrado e li faccia riguadagnare cittadini per bene. È una sinergia di strategie sulle quali non basta esclusivamente la repressione, per quanto l'attività anche preventiva delle forze dell'ordine sia massima anche in questo territorio. Spesso si tirano in ballo le responsabilità dei sindaci, perché poi i sindaci sono il primo passo come interlocutori da parte dei cittadini. Ebbene, cosa possono fare i comuni a questo riguardo? Sicuramente l'attività, la presenza, la prevenzione delle forze dell'ordine e la repressione, ma anche e soprattutto la qualificazione dei luoghi, portare la gente per bene a vivere i luoghi togliendoli al degrado. Questo si fa anche aumentando la vivibilità con potenziamenti di illuminazione, con la presenza di videosorveglianza, con delle politiche attive di protagonismo civile che appunto consentano ai cittadini di vivere i luoghi, e quindi il degrado e la criminalità hanno bisogno del buio, hanno bisogno della non presenza dei cittadini per agire indisturbati. Ma ripeto, è una strategia complessiva e quindi tutti gli attori istituzionali devono essere impegnati. Su questo il governo ha fatto una scelta precisa: potenziamento degli organici delle forze dell'ordine, perché per anni si era arretrato, nuove norme per consentire alle forze dell'ordine e alla magistratura di agire per esempio sulla sicurezza urbana, sulle truffe agli anziani, scontro il fondamentalismo islamico ed altre priorità che sono quelle poi che vivono quasi tutte le città italiane. Luca Serfilippi, il significato della venuta di Prisco qui a Fano? Per noi è un onore ospitare il sottosegretario Prisco, ci attendiamo sicuramente le risposte per rinforzare l'organico della polizia, di tutti gli agenti che hanno bisogno per poter presidiare maggiormente il territorio comunale e dei comuni limitrofi. Quindi per noi è importante la vicinanza del governo e il fatto che oggi Prisco sia qua è una testimonianza della vicinanza del governo nazionale.